l'Italia che cambia siamo noi. Allora, uno, due, tre, via! L'Asilo del Mare è un progetto, una collaborazione tra più organizzazioni, quindi c'è l'Istituto Comprensivo Amendola Guttuso, c'è l'Associazione Manes e c'è il CHN della LIV. Lei nasce dalla voglia di sperimentare l'educazione all'aria aperta. E le istituzioni magari da sole hanno più fatica a fare questo tipo di cose, quindi diciamo le associazioni, il terzo settore a questo punto di vista fornisce la possibilità invece di poterlo fare. La missione dell'Associazione Manes da quando è nata è sempre stata quella di fare educazione nel pubblico. I bambini sono regolarmente iscritti all'Istituto Comprensivo e l'Istituto Comprensivo mette a disposizione le aule, la mensa e quindi l'associazione mette a disposizione i suoi volontari, i suoi professionisti che accompagnano i bambini su base quotidiana a fare queste avventure all'esterno, all'oasi della Lipu e in spiaggia. Ciao! Ciao! Ciao, dopo! Buona passeggiata! L'Asilo del Mare in questo momento è nella sua fase di luna di miele esplorativa, quindi parlare di giornate tipo è ancora un po' difficile perché i bambini sono talmente tanto impegnati a esplorare questi nuovi luoghi che proporre delle attività strutturate è un po' complicato. E al momento comunque ci sono le fasi classiche dell'asilo, quindi c'è la parte dell'accoglienza, ora in questo momento accoglienza e ambientamento dei bambini coincidono. Poi c'è il momento dell'esplorazione, il momento della merenda, il momento di ritornare e il pranzo. Noi eravamo partiti che avevamo appunto una quindicina di posti disponibili e siamo subito arrivati a 10 senza manco cominciando. E abbiamo decine e decine di persone che vorrebbero iscriversi a settembre. Se oltre ad avere l'adulto che ti vuole bene, hai un pappagallo divertente a cui dare da mangiare, hai un rapace che arriva e ti cattura la tua attenzione, se hai il cielo sopra di te, se hai il vento, il sole, l'acqua, allora hai tanti alleati in più. Guarda a sinistra e si può passare. Ci troviamo alla foce del Tevere, ad Ostia, e questo luogo per anni è stato un luogo di degrado, una discarica a cielo aperto, finché noi come Lipu a metà degli anni 90 abbiamo iniziato una battaglia. Qui si voleva cementificare tutto per mettere squali, delfini ed orche. Noi abbiamo proposto qualcosa di alternativo, ovvero sì andare a ricostruire quello che c'era prima in questa zona, una grande palude, e abbiamo vinto questa battaglia. Ad abbiamo recuperato il territorio, abbiamo portato avanti una grande opera di bonifica e abbiamo ricostruito un grande lago. In pochi anni abbiamo contato oltre 200 specie di uccelli. Quindi quello che era un luogo di morte e di degrado è diventato un luogo di vita, un luogo di aggregazione dove vengono portate avanti iniziative anche culturali, sociali. E che siamo due organizzazioni che hanno fatto una scelta molto netta su un quadrante di città che veniva considerato un posto terribile. E invece noi abbiamo voluto vedere, perché c'era, era solo nascosta, una grandissima bellezza. Banchetto imbandito con ogni bene, eh? È un momento anche di esplorazione. Stamattina, per esempio, i ragazzi sono stati coinvolti nel nutrire quelli che sono i nostri animali ospiti permanenti. Poi abbiamo rifornito di cibo le mangiatoie, perché d'inverno gli uccelli hanno bisogno di un supporto di cibo da parte nostra, perché fino a pochi giorni fa il lago era completamente ghiacciato. Ma loro vengono portati anche all'interno dei capanni, quindi cominciano a fare anche osservazione degli animali, cominciano a scoprire le foglie delle piante, cominciano a scoprire la stagionalità. Quindi un po' tutte quelle attività di carattere naturalistico, ma non solo, che vengono condotte all'interno di un'area protetta. Quindi è bello anche da questo punto di vista portare una diversa didattica che in Italia era pressoché sconosciuta, perché c'erano sempre molte remore nel far sporcare i bambini, invece è una cosa fondamentale perché li fa crescere con un rapporto diretto con la terra. Secondo me l'Italia che cambia è anche questo luogo. Sono tante le realtà italiane
che ogni giorno consentono di recuperare uno spazio verde, di curare degli animali, di portare avanti dei progetti sociali. Io penso che la messa in rete di queste realtà sia fondamentale. La missione dell'Associazione Manes, da quando è nata, è sempre stata quella di fare educazione nel pubblico. Le istituzioni si stanno aprendo, noi abbiamo trovato da parte dell'Istituto sempre tutta la più grande collaborazione che ci si possa immaginare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo.